del nastro che mi ha aiutato a fare tutte quelle scollature, come avete visto. Si tratta del nastro medico adesivo di Boob's Tape. Ecco qua. Allora, di cosa si tratta e a cosa serve? Sostanzialmente è una sorta di reggiseno invisibile, passatemi il termine, perché ha la stessa funzione del reggiseno, vale a dire quella di sorreggere appunto il seno, con il vantaggio però di essere invisibile, quindi di essere indossato con qualsiasi tipo di scollo, di indumento, addirittura anche con il costume, perché è impermeabile, quindi resistente all'acqua o comunque non rischiate di perderlo banalmente sudando. Può fare anche da push-up e adesso vi faccio capire perché, ve lo faccio vedere innanzitutto. Si tratta di un rotolo di 5 metri, in realtà io questo l'ho già utilizzato, che è composto praticamente all'esterno, quindi in questa parte, da cotone e all'interno, sotto ovviamente l'adesivo di protezione, da colla medica che lo rende adatto sia a pelli sensibili ma anche comodo da mettere e da rimuovere. Vi faccio vedere i passaggi. Il primo passaggio è quello di indossare i copricapezzoli. Adesso ve li faccio vedere. Sono fatti in questo modo, composti da una parte esterna adesiva, che ovviamente ci permette di applicarli, e una parte interna invece in cotone che si poggia esattamente sul capezzolo e che ci impedisce banalmente di farci male quando lo togliamo. Ci tengo a specificarla questa cosa perché io sono una grande fan delle scollature sulla schiena, soprattutto d'estate, e sono sempre stata ossessionata dai reggiseni che si vedono e tutte queste cose molto fastidiose. Quindi cosa facevo? Che ho scoperto essere una cosa che faceva anche Kim Kardashian, quindi ok, non sono stata l'unica, mettevo il biadesivo. Non si fa, e infatti mi facevo male. Invece in questo modo, perfetto. Una volta quindi applicati i copricapezzoli sui capezzoli, appunto, prendiamo il nostro nastro e creiamo i nostri diversi reggiseni. Una grande mano è data dalla scatola che ci fa vedere. Una volta quindi applicati i copricapezzoli sui capezzoli, appunto, prendiamo il nostro nastro e creiamo i nostri diversi reggiseni. Una grande mano è data dalla scatola che ci fa vedere.